Eccolo. Ok. Io come al solito verifico dal telefono se siamo collegati e va tutto a posto. Perfetto, la diretta è andata. Allora, diamo il benvenuto a Dario La Rosa, che è da Palermo, giusto? Eh già. È da Palermo. Forse sì, ti senti un po' basso adesso. Prima ti sentivo un po' di più. Ok, dimmi se va meglio. Mi posso Se ti avvicinare? avvicini forse va un po' meglio, casomai se poi vuoi, che vogliamo essere tranquilli, ti puoi mettere le Attualmente non avevo cuffie. particolari, insomma, vediamo se va. Sì, perché magari ci dicono che è un po' bassa, ora vediamo. Allora, io intanto ho controllato perché ti spiego la situazione. Quella che si chiama la dashboard laterale, praticamente ti farà vedere dei commenti, ecco, però non vedrai di chi sono. Quello lo vediamo direttamente lo vedo io dal telefono, quindi poi ti dico chi ci sta scrivendo e te lo dico subito perché è una sorpresa. Perfetto. Arriva questo Belli a tutti e due ed Grazie. è il caro. Ed è il mio editore, che tu sai benissimo, Ivan Alemanno, che ti sta facendo anche la corte. Ecco perché Quindi, siamo insomma, belli. ci sta seguendo. Allora, guarda, io aggiungo una terza persona e ti presento il nostro assessore alla cultura al Comune di Frascati, dottoressa Emanuela Bruni. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Siamo già in diretta o siamo in backstage? Già in diretta, siamo andati Benissimo. perché stavamo Avete fatto bene. ritardando. Avete fatto bene, scusate, ma ogni tanto gli impegni istituzionali, come dire, mi fanno sforare i tempi. Ci Allora, stanno. stasera siamo a una puntata di una presentazione di Noir in Villa importantissima. Intanto, benvenuto al nostro autore, alla Rosa, ma se mi concede di fare ancora una volta di più i complimenti a Livia Friggiotti e alla sua bellissima manifestazione Noir in Villa, che ha sempre fatto da anni con il Comune di Frascati di presenza. Quest'anno si è inventata questa cosa magnifica, ce la siamo un po' inventata insieme, ma a lei vanno tutti i meriti di farlo in streaming, ovvero in diretta Facebook, e credo che sia un bellissimo messaggio. Detto questo, grazie al nostro autore, Grazie a Bukabuk, voi, grazie a voi per l'invito intanto. ben arrivato tra noi, da Palermo a Frascati c'è un feeling, il couscous, il buon vino. Il couscous a Frascati non c'è, ahimè, ma io spesso venivo in Sicilia a mangiarlo, soprattutto. Che Sono dire? 6:30, quindi se iniziamo Che adesso col cibo non dire? finiamo più. No, io invece penso che l'esperienza di Bukabuk sia una bella esperienza innovativa anche questa per non voglio dire giovani esordienti perché so che sei giornalista, per cui mi Vabbè, ma pare che non sempre un sei esordio, quindi. assolutamente così. Però come dire, questa disintermediazione spesso è interessante. Sì, è Come ti un'esperienza sicuramente. Sì, come mi è sembrata. Allora, io sono molto contento. Chiaramente, appunto, essendo un primo piccolissimo passo, ho cercato di mettermi in gioco. Cercando un po', vedendo quello che offriva anche così, il mercato, quello che di innovativo c'era in giro. E devo dire che quando ho avuto questa possibilità non me la sono lasciata sfuggire perché mi è sembrata una bella occasione per iniziare. Loro, come dire, come motto, dicono sempre tutto un altro esordio. Ed effettivamente devo dire che è proprio questo lo spirito di questa casa editrice che raccoglie tantissimi autori alla loro prima avventura letteraria e sono soddisfatto perché, come dire, fai un passo in un mondo che inevitabilmente non conosci perché sei alla prima esperienza,
però lo si fa in un modo, devo dire, assolutamente gradevole, anche bello, con allegria, quindi non hai ancora il peso quasi obbligatorio del far bene, no? Altrimenti poi dici no, è stato un flop, non ci sarà una seconda occasione. Invece c'è questo spirito serio, ma al contempo goliardico che ti mette in moto rispetto a questa tipologia di editoria, che poi alla fine diventa un'editoria classica, perché i canali sono quelli. Dopo il primo passaggio, ecco, dopo il primo scoglio, che è quello del vedere se effettivamente la tua idea, il tuo romanzo raccoglie un pubblico prima ancora che sia edito il libro, sicuramente stimolante. Beh, io lascio a Livia la parola sul libro perché lei è la specialista, poi io mi inserirò più tardi, magari Resti qua, eh. per parlare un po' di Palermo e della Sicilia, però intanto vai. Tu resta lì tranquilla. Allora, abbiamo questo grande saluto, ce lo manda la mia mamma, come sempre, che ovviamente è il Non braccio, può io non ho un braccio esserci, destro e un braccio certo. sinistro che collaborano con me, quindi sono il mio compagno e la mia mamma. Allora, Dario, io purtroppo non ho il cartaceo perché me lo devo far arrivare. E quindi andiamo con Però è uguale, il l'immagine testo è dal quello, è uguale, è lettore uguale. Ve lo faccio. Kindle. Io ce Però l'ho, è lui, sono stesso quindi. il testo. Eccolo qui. Eccolo lì, che meraviglia. E Allora, allora guarda, io già fatemi. solo quella copertina. Dici. Esatto. Vai, vai, Livia. Solo quella copertina, dico, per me è stata, oltre il titolo, perché il couscous ovviamente aiuta, per qualcuno, insomma, per quando ci piace mangiare è un qualche cosa di estremamente accattivante, no? Può andare dall'aperitivo a una cena, a un pranzo, come ci pare. Poi può essere elaborato in mille modi, insomma, dalla carne al pesce, possiamo farci Eh quello che sì. ci pare. E quindi poi no, ma proprio la copertina, quello è un coperchio, Allora, giusto? guarda, questo sono contento che mi stai parlando della copertina perché è una mia fotografia, una fotografia di una copertura, sì, di un piatto comprato in Tunisia durante una delle mie volte in cui sono stato in Tunisia, perché essendo vicino, insomma, mi piace anche lì, c'è un mondo molto simile a quello siciliano, per certi versi è, sì, è un. La copertura della ciotola in cui si può mettere il couscous. Quindi avevo questa bella foto e devo dirti che quando dovevamo fare la copertina, tra le tante ipotesi, io poi ho detto: ma io avrei questa fotografia, se si riesce ad adattare non sarebbe male. Ed effettivamente poi è venuta fuori una bella fotografia, una bella immagine, quantomeno invitante, Molto. E il titolo? ecco. E Scelto il tuo titolo, tu insieme. hai azzeccato la cosa più giusta, cioè quella legata al couscous di carne, di pesce, di verdura. Che cosa significa? Che il couscous è un piatto che può davvero mettere insieme, tutte ci stanno bene, tante cose che apparentemente sembrano anche distanti. E, come sai, questo è un romanzo in 3 atti, no? Ci sono 3 racconti di fatto, anche se hanno un loro filo conduttore perché i protagonisti sono quelli, però ci sono 3 elementi che secondo me li caratterizzano, che sono quello della città nelle panelle di Tanino Speciale. In ognuno di essi c'è anche un titolo che ci lega anche a una pietanza particolare, quindi il mare della città, il mare, scusami, la città di Palermo, quindi l'urbanizzazione e le panelle che sono il simbolo dello street food palermitano. Nel secondo, che è la pasta con i ricci di Jachino Bavette, invece c'è il mare di Favignana, nello specifico perché il racconto è ambientato a Favignana, insomma basta così cercare mentre qualcuno è in diretta le fotografie del mare di Favignana per capire di che cosa stiamo parlando, e di Cala Rossa in particolare perché è uno dei luoghi simbolo del racconto. E infine, nella salsiccia al pepe rosa del signor Politi invece c'è la montagna, in particolare quella dei Nebrodi e di Alcara Lifusi, che è un luogo bellissimo a strapiombo su una montagna dove volano dei grifoni. Quindi, intanto ci sono questi 3 elementi che compongono questo couscous letterario: la città, il mare e la montagna, che poi sono
tre simboli turistici, se vogliamo, della Sicilia. E poi dentro c'è un couscous di emozioni che poi si legano appunto con sfaccettature diverse che sono un po' date, ma poi possibilmente mi chiederai questo, dal protagonista che è Iachino, suo compare Gerlando che è l'opposto, la moglie Carmela che parla per rime culinarie, insomma c'è il bassotto, ecco, c'è un bel couscous. Sì, c'è tanta roba, cioè in un libro che scorre in maniera estremamente piacevole ci sono tante belle cose e sicuramente quella che mi ha diciamo, scaldato di più il cuore è proprio il calore della Sicilia, che, perché tu ci dai tre step, no? Come hai detto, la città di Palermo, il mare, la montagna, però si respira quell'aria... anche un po' alla Camilleri, cioè quella Sicilia calda, quella Sicilia più bella, quella Sicilia che sa comunque accogliere sia i suoi personaggi che chi la va a visitare. Però, logicamente, adesso ce lo dici tu chi sono i suoi personaggi, quindi partiamo da quello principale, che è Iachino Bavetta, ma poi soprattutto dopo ci devi spiegare Ulapino. Allora... Ulapino è, per chi non lo sapesse, il nome siciliano con cui si... Aia! Aspetta, adesso torna, ci sei? Purtroppo questo è, faccio il giornalista e quindi il telefono è costantemente attivo. Ulapino con Lapino chiamiamo il mezzo a tre ruote, cioè che è l'ape Piaggio. Non so a Roma che nome abbia, se ha un soprannome... L'ape. La Lapa, insomma, la petta, ecco, in Sicilia è Ulapino. Ulapino è il nome vero di una rivista di satira, di un giornale di satira che qualche anno fa insieme a un collega abbiamo fondato. Abbiamo fatto soltanto un numero di questo, uno stampato di questo giornale di satira, ma per il puro piacere di mettere dentro delle cose che facessero ridere, ma legate all'attualità. Nel corso degli anni ci ritroviamo ancora oggi a parlare di questa avventura, così chiamiamola editoriale, giornalistica, perché ci siamo divertiti da morire nel farla, nel leggerla, nel rileggerla. Ci hanno contattato in quel periodo da tutta Italia perché non sapevamo ci fossero dei collezionisti in Italia di giornali di satira e quindi abbiamo vissuto davvero una bella esperienza con questa cosa. Quindi, siccome il protagonista principale e suo compare, Iachino Bavetta e Gerlando, sono dei giornalisti di satira, ma questo non è legato tanto all'esperienza diretta del Lapino quanto alla voglia di raccontare delle cose che possono essere anche serie, ma col sorriso sulle labbra. Quando c'è stata la genesi di questo romanzo, che non era messo nel conto assolutamente, perché è nato con una frase buttata giù al telefonino, quasi per caso uno scambio di battute. Che poi mi sono trovato ad allungare sempre di più al telefonino, fino a quando il mio file di note del telefono, praticamente per arrivare all'ultima parola, dovevo scorrere per 2 minuti prima di trovare il punto. Quindi la genesi del romanzo è questa: io ho scritto sempre al telefonino delle idee e poi mi sono reso conto che avevo scritto un romanzo. Ecco, questa è stata un po' la cosa. E siccome è nato col sorriso sulle labbra, allora... In questi personaggi così che mi facevano già ridere, non potevo non mettere un riferimento a questo giornale che è realmente esistito e che fa parte comunque anche cuore pulsante del romanzo, perché mi consente di fare delle piccolissime digressioni ogni tanto, ma con uno stile appunto totalmente così, no? Sopra le righe, si può scherzare di qualsiasi cosa, perché anche nel romanzo, che è opera di fantasia, si può ulteriormente ridere e scherzare. Assolutamente sì, possiamo dire a tutti che è più una sorta di giallo ironico, nel senso che c'è comunque la trama, ci sono le tre trame gialle, perché comunque sono anche una serie, una conseguenza, comunque sono tre passi della vita di Iachino alla fin fine, no? Tre cose che gli capitano una dietro l'altra. Però c'è il suo essere ironico, il suo vivere anche insieme alla moglie in maniera comunque ironica. E quindi i tre casi poi alla fin fine, che sono anche tre casi importanti,
visti in una maniera molto rapida. In questo il mio romanzo si un po' lo riscontro col tuo, perché abbiamo trattato i gialli in maniera molto sintetica, ma abbiamo lasciato più spazio, se non so se hai finito di leggerlo il mio. Assolutamente sì, ma mi fa piacere perché la cosa che ti avevi detto, cioè di questo tuo personaggio e del libro in sé, al di là, ecco, perché poi il tuo si trova ad affrontare davvero tante cose che succedono. Però ecco, la trama gialla, i vari, no, la ragazza con cui inizia, le altre disavventure sono. Sempre in qualche modo una cornice rispetto a quella che è poi la vita di questo personaggio, che è la cosa che poi di fatto rimane, perché ecco, un maresciallo, donna, tu ti aspetti di leggere. Maggiore, Esatto, scusami, mi maresciallo. raccomando, Ti trovi, ti aspetti, no, di leggere un'indagine serrata, secca, invece poi alla fine vivi la sua vita, che è la cosa più bella, secondo me. È assolutamente azzeccato, mi è piaciuto proprio questo, quindi mi fa piacere che ci sia questo parallelo. la cosa carina è che leggendola mi sono divertita proprio a vedere, no? Il giallo, la parte gialla, che logicamente diventa una cosa molto breve e condensata. Magari i lettori non sono abituati perché invece si aspettano, come dici tu, la trama serrata. Invece a me piace questa di aver scoperto che c'è qualcuno che ha avuto lo stesso, diciamo, input che ho avuto io, quindi di giocare in realtà intorno alla vita dei personaggi e cambiare un po' il metodo, no? La prospettiva che non è l'indagine pura. Anche se poi proverò almeno io a fare anche questo di lavoro in futuro, però di lavorare, di continuare a lavorare sulla vita dei personaggi, perché cambiamo un attimino e magari facciamo leggere delle cose anche un po' differenti. La mia magari è un po' più tragica, la tua è un po' più ironica, gli ho dato io, l'ho bastonata, poverella. Insomma, ne succedono lì a Ditte Castel, cioè, una pioggia di eventi. Vabbè, ma d'altronde Emanuela, altrimenti. quante cose succedono ai castelli? Sì, tante, tante. Non è vero, insomma, poveri noi, anzi, troppo bene va invece, capito? No, dal vostro punto di vista giallistico, per fortuna no, però ci sono molte occasioni come dire, di narrazione e di racconto, ma soprattutto macchiettistiche, di personaggi particolari. Sicuramente, Volendo. per È l'Italia, fortuna, siamo questi. Alla pochi. fine l'Italia, insomma, ha i suoi personaggi ovunque si vada. La cosa bella dell'Italia è questo, cioè potresti venire a Palermo e trovare spunti infiniti, potremmo andare in Val d'Aosta, sperduti fra le montagne, e troveremmo in qualche modo quella stessa tipologia di persone e personaggi che ci ispirerebbero delle storie, secondo me. Almeno Beh, la mia esperienza è così. non per niente Antonio Manzini ci ha spedito Schiavone in Val d'Aosta, quindi Eh insomma, sì. direi che c'è anche lì da fare parecchio. Senti, poi vabbè, io vedo che c'è parecchia gente che mi scrive anche tra l'altro i WhatsAppini dicendomi che Ulapino è geniale, quindi ti dico questa cosa. Grazie Emanuela me l'ha mille. scritto, Emanuela Sacchi me l'ha scritto perché è Valentina Sollecito. Che è in vacanza ma sta seguendo la nostra diretta. Quindi, come vedi, il Grazie. mare. Quindi, come vedi. Mare e lettura. Tra l'altro sono contento perché proprio oggi pomeriggio Repubblica Rap 2 punti per gli abbonati ha messo online un bellissimo pezzo di Lara De Luna, in cui ci sono 10 libri da leggere davanti al mare in estate, che hanno in qualche modo a che fare col cibo. Ci sono anch'io, quindi la ringrazio, sono davvero davvero felice. Quindi questa è l'occasione, no, per scoprire anche così questa buona lettura da ombrellone, che non per forza, che può essere anche assolutamente leggera, anzi ci può ispirare stando al mare a qualcosa che poi vogliamo andare ad assaggiare, a mangiare, preparare, insomma, a seconda dei casi. Esattamente così, cioè questo libro è esattamente quello che hai appena detto. Allora, intanto ti dico che questa co cosa che vedi scritta sotto è sempre la mia mamma, che ovviamente adora come me ma mangiare, adora come me, tra l'altro, le terre mediterranee. Non per niente una delle primissime vacanze con me ragazzina fu a Stromboli. Quindi ti dico, a Stromboli dove ancora non c'era proprio, c'era il nulla, ma il Eh sì, nulla eh del sì. nulla, forse adesso c'è qualcosa in più.
No, ti dicevo che non stiamo parlando poi alla fine di romanzi leggero, non deve essere un'accezione negativa. È quella leggerezza che ogni tanto ci serve, perché non è che possiamo sempre leggere H24, i trilleroni, i nuoroni, come li chiamo io, Allora, la parola perché gi- sì. allora ti interrompo, la parola giusta potrebbe essere fresco, che ha a che fare con Bella. il pesce è buono solo se è fresco, quindi credo che forse la parola fresco, la freschezza rende l'idea, è come quando ti vuoi, ecco, con questo caldo, noi siamo a casa, c'è la gente che ci segue dal mare, che cosa vorremmo? Vorremmo, dell'acqua fresca per tuffarci al mare, piuttosto che... Tu Questa è un po' la freschezza. pensa che meraviglia leggere il libro di Dario su una sdraio, magari sotto al Tindari, con una bella e freschissima granita di caffè. Io me la immagino così, e Allora sono aspettiamo le sicura tue che le tue foto, assessore. atmosfere rimandano a queste belle sensazioni della tua regione, della tua città, e ovviamente poi anche della bella letteratura che appunto da Sciascia a Camilleri ha prodotto la tua regione, insomma. Dimmi, Livia, Guarda, una volevi cosa che dire che. posso dire è che la cosa che mi ha affascinato, a parte poi la terra di Sicilia, i raccontini, l'ironia, eccetera, ed è la cosa che mi ha lasciato ancora più felice, è il suo italiano perfetto, cioè nel senso che è talmente curato. Come è scritto, che è di facile leggibilità, anche perché non ci sono intoppi. Allora, io stessa so che nel mio romanzo ci sono dei difetti, che alla fine non sono neanche più riuscita a correggere, perché più leggevo e meno li trovavo. Quindi poi si vedrà cosa faremo con l'editore, un'ulteriore pulizia. E invece nel tuo io non ho trovato neanche il classico errore di battitura, perché ci può stare, per carità. Questo però è merito Beh, della casa editrice perché abbiamo fatto un lavoro sono di editing stati che è veramente durato mesi, un sì. lavoro serrato. Devo dire, in questo assolutamente la professionalità si fa Guarda vedere, la che loro professionalità è stata assolutamente di alto livello. il lavoro alla base è sicuramente il tuo. Poi la casa editrice ci può aver messo il suo, perché ce lo mette sempre, per carità, ma se il prodotto parte già molto bene, il lavoro loro poi è molto semplificato, logicamente. Quindi io, cioè, più leggevo e più mi entusiasmavo di questo librettino tra le mani, che tra l'altro mi è capitato in maniera assolutamente casuale, perché insomma. Che mi hai contattato tu, mi pare, non mi ricordo più come è Ci siamo trovati in successo. qualche gruppo, sì, sicuramente, anche perché neanche io so pe Bravo. pesci prendere, quindi da qualche parte sarà successo. Senti, Quindi io, tu sai che Livia, non so se vuoi, allora, siccome c'era qualcuno lì che ti diceva fra i commenti dell'Apino o delle cose, se vuoi possiamo, se ti va a leggere proprio, io non amo molto leggere, però possiamo leggere l'oroscopo dell'Apino, se vuoi. Beh, è Così intrigante per dare... assai. Vediamo perché allora, dicono qui Iachino Bavetta e Gerlando che il segno dell'anno è quello che ha più fortuna degli altri. In termini astronomici si chiama culum. Dal culum di una persona si capiscono molte cose: il lavoro, lo stipendio, i gratta e vinci. Questi sono gli amici che dovete tenere cari. Pare che per una sorta di forza d'attrazione basti seguirne la scia per avere lo stesso culum loro. Quest'anno, alla facciata di chi crede nelle superstizioni, pare sia l'anno della rivalsa. Praticamente tutti quelli che sono stati messi di lato saranno travolti in pieno dagli eventi. Ora ci vuole il 2020, speriamo. I lagnosi, che in siciliano sono quelli di scansafatiche, troveranno lavoro. I senza denti avranno sempre biscotti di San Martino davanti. I biscotti di San Martino sono quelli durissimi, per intenderci, che si immaginato. immergono nel Marsala, nel Moscato. Insomma, tutto per tutti. Bisognerà anche cominciare a fare i conti con i piccioli, i soldi, che il prossimo anno cominceranno a entrare a palate, specialmente se vi chiamate Stato o Agenzia delle Entrate.
Se siete contribuenti, levateci mano. I soldi non fanno per voi. Anzi, evitate di perderli direttamente. Curate l'amore, quello vero, quello che vi fa battere il cuore. Sentire le farfalle nello, stomaco. Solo allora avrete capito che avete bisogno di uno psicoterapeuta. Le farfalle si sentono, non si mangiano. Infine, occupatevi di più dei vostri cari. Ma proprio i più cari, perché dopo che... che cari, che in siciliano significa cadi, ti rialzi sempre. E questo sarà l'anno in cui molte persone si metteranno a gritta in piedi, anche perché, come dice il proverbio, sopra la panca la capra non può stare. Siate felici e date una carezza a chi vi sta vicino, poi scansate il colpo. È un po' lungo, ma insomma rende un po' l'idea di questa rivista di satira. Quindi buon culum a tutti, che ci vuole veramente. E in realtà stai dicendo tutto tu, stai dicendo tutte le motivazioni per cui io proprio l'ho chiuso il libro ammiratissima, ma soprattutto in realtà l'ho chiuso dispiaciutissima perché era finito, quindi io so che c'è qualcos'altro in giro sulla rete da poter leggere, perché è uscito un raccontino, se non mi sbaglio, che adesso provvederò a prendere. Sì, in realtà sono stato invitato da dei ragazzi a Gangi, che è uno dei borghi più belli d'Italia, un posto davvero meraviglioso. Questa associazione che si chiama Fuori Logos organizza una bella rassegna letteraria che tra l'altro quest'anno ospita anche Franco Arminio, tra i boschi del paese e le vie della cittadina medievale. E tempo fa, insomma, questi ragazzi mi chiesero di poter fare un intervento. Mi venne l'idea di un racconto, di ambientare un giallo lì. E quindi faremo una passeggiata letteraria sempre con Iachino Bavetta, insomma, i loro personaggi, che lì, così come anticipazione, il racconto si chiama La Dea del Grano. È soltanto in formato Kindle su Amazon perché è a fruizione di questa passeggiata, ma Amazon ci consente di arrivare anche ai tanti siciliani che vivono all'estero, piuttosto che voi che siete a Roma. La Dea del Grano è perché si chiama così perché c'è una importantissima festa dedicata alla Dea Cerere, che dà l'avvio alla mietitura. E niente, questo racconto è così, un'altra piccola esperienza del mondo di Iachino, che insomma chi vuole può chiaramente tuffarsi dentro, anzi è assolutamente, come dire, la cosa che mi fa più piacere è quella di aver ricevuto persone che come te, Livia, mi hanno detto quando c'è il prossimo, perché Iachino è diventato amico mio. Questo al di là della storia, al di là di tutto e al di là del... così, mi sembra di avere già successo, no? Di essere entrato nei cuori dei lettori. Quindi questa è una cosa assolutamente bella, perché così significa che questo personaggio ha dato qualcosa. Sì, perché sei riuscito a realizzare un personaggio che arriva e crea soprattutto una grande empatia. Certo. Deve incontrare anche il suo giusto lettore, eh? In questo caso l'ha incontrato, per carità, perché poi la fortuna è che ognuno ha il suo gusto e non è detto che lo incontra per forza, di tutti. Però, se già, come dico sempre io, lo ha incontrato di un certo numero di persone, vuol dire che comunque è capace di arrivare da qualche parte. Quindi è importantissimo, sì. Hanno ragione a dire che è diventato un po', anche un po' amico mio, Iachino Bavetta, quindi insomma sono curiosa di sapere che cos'altro gli capiterà o i suoi rapporti. Ha una famiglia bellissima. Nella dea sì, adesso passo alla famiglia perché mi stavi facendo pensare cosa gli capita con la Dea del Grano. La cosa più, diciamo, iniziale e simpatica che accade è che lui e Gerlando, per una piccola coincidenza, comprano un gratta e vinci, vincono però 100 e rotti euro, adesso non ricordo, ma sono felicissimi perché Gangi, probabilmente lo ricordate insieme a Salemi quando c'era Sgarbi Sindaco, è uno di quei posti che ha deciso di rinascere anche vendendo le case a 1 euro, le fanno ristrutturare, quindi è un modo per recuperare alcuni borghi siciliani, e quindi con questi 100 euro vogliono comprarsi mezzo paese, Bellissima, immaginano insomma di poter farsi recupero questa cosa. Mentre sulla famiglia, sì, quello della famiglia intesa come quello della famiglia credo che sia un valore, un senso innato, è il senso dell'unione, a prescindere che sia
una famiglia classica come quella raccontata da Iachino, perché ha dei bambini, ha una moglie, quindi è la famiglia dell'ideale a cui siamo comunemente abituati. Però l'idea di famiglia è anche quella del couscous, ad esempio. Quando ho fatto la presentazione, la prima presentazione a Palermo, è venuto un signore trapanese, che è un po' la patria del couscous siciliano, e mi ha quasi interrogato, mi ha detto: ma lei sa fare il couscous? Lei sa che cosa significa veramente fare il couscous? Dico: guardi, fare il couscous sì, mi sono cimentato qualche volta, ma non è il caso di entrare nel dettaglio. Ma allora lei del couscous che voleva dire? Sa come si fa? Ecco, il fare il couscous è una di quelle cose che è come la salsa del pomodoro, ne potremmo citare delle altre, che si fanno insieme. Quindi questo valore della famiglia, dello stare, del potere fare, del potere costruire insieme, credo che sia un elemento molto forte presente in questo romanzo di Iachino, ma è un valore in cui credo. Questo siamo noi tre, stiamo chiacchierando insieme, stiamo dando un valore al nostro tempo. Quindi questo valore della famiglia in senso lato, secondo me, è assolutamente da recuperare sempre di più. Vedi, c'è anche dei bellissimi messaggi comunque all'interno, perché e anche dei messaggi molto positivi, perché c'è anche l'amicizia, tra l'altro, perché l'amicizia fra i due, fra Iachino e Gerlando, ma anche Iachino e tutti gli altri che lo circondano. Poi alla fine, se si muove per scoprire il motore, diciamo, che lo muove a scoprire determinate cose, è il fondamento dell'amicizia, quindi è un libro di valori. Sì, è un senso di giustizia, assolutamente sì, ci sono dentro, ma sai, come dire, sarebbe da pazzi dire: penso a Chaplin quando scrivo cose di questo tipo, ma la possibilità di mettere sempre un sorriso anche lì dove ci sarebbe da piangere, no? Credo che sia una bellissima arma, e se si ci riesce, insomma, si può parlare anche di cose serie, ridendo, ridendo, come si dice qua in Sicilia, assolutamente. Questo si ricollega anche, Manuela, alla presentazione che abbiamo fatto con Roberto Costantini qualche giorno fa. Roberto ha realizzato questo romanzo, Anche le pulci prendono la Ho tosse, visto. che ricordiamo che i diritti vanno per la ricerca sul Covid. Posso dare qualche dritta in più? Però quello che lui ha detto è stato esattamente quello. Io l'ho scritto in una notte o comunque nel periodo del lockdown, quindi tra l'altro nel momento più difficile, ma in realtà, pur essendo un noir, sotto ha una vena ironica perché arriva all'assurdo. Cioè, sostanzialmente tu lo leggi, però, e ti trascina, ci arrivi alla fine velocissimamente proprio, usando questo termine, però ha una vena ironica perché tenta comunque di regalarti, come diceva lui, anche un sorriso nel momento, in un momento difficile perché? Perché abbiamo bisogno anche di questo spesso, sempre per superare poi anche i momenti così duri. E lo abbiamo messo poi in raffronto al modo di vedere l'italiano che era di Alberto Sordi, che riusciva a mettere sempre un sorriso, come dici tu, anche nei suoi film più tragici, poi alla fin fine, anche nei suoi film più complessi. Abbiamo citato La Grande Guerra con Gassman, per dirne uno, Certo. insomma, c'è un filo di ironia durante tutto il film, ma il finale, lo sappiamo, non è un finale da ridere. Eppure la commistione, il mix delle varie parti serve, e sta benissimo. Quindi nel tuo libro alla fine è perfetto, perché c'è, ripeto, la tragicità della parte gialla, quindi degli eventi, che comunque non è che ci puoi ridere sopra, ci puoi riflettere, e poi ci sono però tutti i loro movimenti tra di loro, il loro modo di fare, di essere e di vivere, che ti portano poi ad avere appunto il sorriso. E la cosa bella è che, qui torniamo al discorso di prima, in ognuno di loro c'è la cucina siciliana, perché tu poi alla fine hai messo un piatto, una specialità un po' in tutti i racconti. Eh sì, non potevo farne a meno, perché sono io personalmente un appassionato, un buon gustaio, e come dire, il cibo è una delle cose più belle della vita. Sedersi a tavola, condividere i sapori di quello che mettiamo sotto i denti, è già unione di per sé, no?
E quindi ci doveva stare questo cibo. Qualcuno dei miei amici mi rimprovera perché probabilmente ha ragione, dice: ma ne hai messo troppo, non si riesce a leggere perché ti viene fame, no? Mi prendono in giro perché immagini tutte queste cose davanti e quindi hai un attimo di così, a seconda dell'orario in cui prendi il libro, ti può far venire fame. Però sì, quasi quasi, come dire, definire una piccola forzatura, ce n'è tanto, ce n'è volutamente tanto, possibilmente no, andrò a degradare, mangeremo, ci metteremo a dieta, però intanto mi piace che ci sia e che sia un elemento davvero caratterizzante, perché insomma il buon cibo piace a tutti, perché non parlarne, perché non quasi esaltarlo, no? Poi non si parla di ricette, intanto questo tengo a precisarlo, il cibo è solo presente nel romanzo perché anche come dire, i protagonisti devono mangiare per mantenersi in vita, però insomma è una cosa che ci può dare il cibo, ci può dare colore, ci può dare sapore, ci può dare profumo, quindi sono elementi che aiutano anche la persona che scrive nella sua immaginazione, cioè ci sono poi tanti riferimenti che possono essere usati, perché il cibo e le cose della terra ci danno davvero tante, tante possibilità e opzioni. Quindi, anziché buona lettura, dovremmo dire a chi ci segue buon appetito. Buon appetito. Ma Iachino si aggira anche per Palermo. E in quali quartieri di Palermo, che sono ovviamente tanti, conosciuti da tutti, da quelli storici, a quelli, diciamo così, più contemporanei, quali sono i quartieri preferiti di Iachino? Allora, nelle panelle di Teatino Speciale ci sono un paio di luoghi che citerei perché poi c'è qualche borgata del tutto sconosciuta, ma che dà alcuni elementi chiave al racconto. C'è Mondello intanto per il suo mare, perché questo. No, adesso torna. Io non vi sento quasi più, tra l'altro. No, no, io ci sono, Manuela. Ditemi se ci sono. Sì, ma. Dario? Sì, non ti vediamo. No. Io ci sono, se mi sentite. Sì, Mi mi senti? senti? Sì, io vi sento. Non so se mi vedete, però Ok, ci sono. ci manca la tua immagine, diciamo. Provo a C'è solo la tua chiudere voce. e Vedi un attimo. riaccendere. Livia, hai fatto una scelta magnifica presentando oggi questo Vediamo se. libro, chiudi in bellezza questa stagione lasciandoci una voglia non solo di acquistare il libro e di leggerlo per tutte le cose divertenti che troveremo e anche le cose deliziose che immagineremo di mangiare, ma perché proprio la freschezza, come diceva appunto Dario, secondo me è la cosa principale per la lettura estiva, no? Uno ha veramente necessità poi di staccare dalla routine. Eccoci. Eccolo, è tornato. Finisci, assessore, scusami, io non so perché non mi vedevate. Dicevo che appunto la necessità anche di staccare con il proprio ambiente quotidiano, staccare nel senso e letterariamente parlando e anche quotidianamente parlando. Penso che il tuo libro sia una di quelle chicche assolutamente da tenere nella borsa o nella borsa da spiaggia. Torno a Grazie, ripetere, sto sognando grazie. tanto il mare, come tanti di noi in questo periodo. Veramente la descrizione che hai fatto dell'oroscopo ci dà proprio il senso e la motivazione per spingerci ulteriormente a leggerlo. Non solo couscous, ma anche tanta satira divertente e calata nell'attualità, che rispecchia un Grazie, grazie. po' la rivista, ma sicuramente che è una cosa a cui noi ormai siamo abituati e che ci fa veramente piacere incontrare sul nostro cammino per staccare un po' dalle difficoltà e dalle faticosità quotidiane.
sì. Mi dicevate i luoghi. Allora, c'è Mondello perché quartiere. il pannellaro Tanino Speciale del primo racconto vende lì, si reca lì quando succede quello che succede e che non possiamo dire, a Mondello, quindi con le sue acque. Poi direi che c'è come quartiere da citare con forza quello della Calza, quindi un quartiere centrale che si affaccia sul mare perché è un quartiere dove ancora si possono vivere, nonostante sia molto bello turisticamente parlando, c'è ancora tanto legato alle vecchie tradizioni, quindi si possono mangiare, è il periodo questo estivo dei, per esempio, dei babalucci, che sono le lumache che mangiamo per Santa Rosalia, il festino, probabilmente ne avete sentito parlare, ecco, quindi dove si può vivere ancora un po' dell'anima antica di Palermo. Poi citerei Isola delle Femmine, il suo tramonto, che è spettacolare, cercate su Instagram o online delle fotografie, perché lì Tanino Speciale racconta di quando chiese la mano di sua moglie, chiese di sposarla. Ci immaginiamo, no? Quando devi chiedere la mano di una donna, delle cose incredibili, non so, gioielli piuttosto che diamanti. Lui porta questa sua fidanzata a vedere il tramonto da cui si vede questo isolotto, Isola delle Femmine, col sole che tramonta dietro. L'isolotto diventa nero, scuro col mare, è davvero uno spettacolo. Il sole è rosso perché si vede fino alla fine. E con il suo lapino, con la petta, dove può friggere le panelle, frigge una panella alla fidanzata e le chiede di assaggiarlo. Insomma, se fosse stata buona l'avrebbe potuto sposare. Lei lo mangia, le buona e si sposa. È una cosa abbastanza romantica, ma anche molto carnale, perché mangiano questa panella davanti al mare e poi si sposano. Non c'è il matrimonio, ma lo racconta lui. E questo già dice un po' dei luoghi e che tipologia di luoghi ci sono anche dentro. Vabbè, però io adesso voglio le panelle. Farina di ceci e acqua. Capito? Cioè, è una cosa che mi fanno veramente impazzire, messe poi dentro il pavo. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Perché ho degli adesso mi amici. starebbero benissimo e forse ci metterei tranquillamente un'inzolia o un grillo, insomma. I bianchi della tua Un terra buon che vino sono fresco. spettacolari. Sì, io poi sono proprio appassionata di quei bianchi là perché riescono a mantenere la freschezza, a non essere eccessivi, anche se in alcol ogni tanto sono eccessivi, ma sono carichi di tante belle cose, soprattutto del sole caldo, quindi gli acini diventano pieni, pieni, pieni di profumi, ma profumi di frutta soprattutto. Sì. Poco Lo dico perché l'ho bevuto uno pochi giorni fa, mi sono fa. andata a prendere un Anjin Bay di Cusumano, perché quello che mi è capitato tra le mani, ho detto ok, questo è mio, assolutamente, inzolia e Chardonnay, se non mi sbaglio. Quindi mi hai regalato con questo libro un sacco di cose bellissime, ecco, quindi panelle, couscous, Grazie. eccetera, eccetera. Grazie. Per questo ti ho voluto a chiudere, perché poi adesso lo possiamo. Ovviamente mia madre cosa scrive? Proveremo a farle, cercherò la ricetta, perché è appassionata come me, te l'ho detto prima. Quindi guarda, ti faccio vedere che lo ha scritto. Pane, panelle e cazzilli, perfetto, che sono le crocche di patate invece, le panelle sono di farina di ceci e si chiamano così, sì. Ecco, quindi come vedi, qui a casa siamo anche esperti, amiamo particolarmente il Mediterraneo poi, Eh no? sì, Perché poi alla fin assolutamente fine sì. Infatti, devo dire è che il questo è un nostro. giallo mediterraneo, mi piace come definizione. Io li avevo definiti inizialmente gialli gastronomici. Poi, su una recensione sul, non mi ricordo se su Repubblica qui in Sicilia o sul Giornale Sicilia, scrissero il giallo mediterraneo. Devo dire che è una bella, no? Quest'aria mediterranea è un L'aria bell'aggettivo. calda, l'aria mediterranea, io allora non so se te l'avevo detto, io in realtà proprio in Sicilia non ci sono stata perché ho fatto le isole e comunque sia mi è rimasta nel cuore per 2 anni di seguito, ma ormai tantissimi anni fa, Lampedusa. Eh Ma sì. Lampedusa riesce a farti vivere, o almeno ci riuscì, oggi non lo voglio sapere, spero di sì. Ed era ancora abbastanza un'isola senza niente, perché adesso so che ci sono più resort, ci sono più
più situazioni. Lì invece ti dovevi affittare per forza la casa del pescatore ancora. Eh sì, eh E sì. ormai più di 20 anni fa. E però ti restituiva come isola, tra l'altro ad agosto, quel caldo secco ma meraviglioso che comunque lo sopportavi, ti restituiva proprio il sapore del Mediterraneo, perché è quel ponte fra la Tunisia, poi come dicevi tu, no? La similitudine di quelle che sono le terre del Mediterraneo. Lampedusa è la parte italiana giusta che però ti restituisce. E ti cattura perché non ti lascia più. Io c'ho un po' la nostalgia di tornare da quelle parti. Penso che la Sicilia non sia assolutamente differente, anzi, cioè, io penso di aver visto, anche se più lontana, un buono specchio di quello che è quella terra, non solo il Montalbano, o il Camilleri, che mi possono aver restituito delle sensazioni meravigliose. Quindi sì, io apprezzo moltissimo quella parte mediterranea, quel calore che sa restituire. Intanto Ottimo, vedo messaggi che ottimo. arrivano. Arrivano, io non so quante, poi abbiamo già parlato abbastanza, non vorrei stancare anche perché io sono onorato di Vabbè, ci stanno genere. seguendo. Nel mondo della musica si chiudono le rassegne con quelli importanti, quindi devo dire avete sbagliato in partenza. Decido io chi, quando, come, perché Ah, vabbè, sto praticamente. scherzando, quindi sono, come dire, devo dirvi grazie al cubo, grazie al quadrato e al cubo per questa cosa. Insomma, non vorrei poi stancare troppo perché dice questo va bene, parla, facciamogli leggere il libro Non stanchiamo eventualmente. troppo, ma abbiamo detto anche tantissime cose, insomma. È pieno di sfaccettature il libro, ma è anche pieno di sfaccettature quello che abbiamo detto, perché riesce a farci andare su tanti argomenti. Quindi, insomma, tranquillamente, è stata una bella chiacchierata. Io ti continuo a Assolutamente. seguire. Magari un giorno speriamo poi di riuscire, come diciamo sempre con Emanuela, a fare le cose in presenza e a Beh, poterci speriamo che conoscere. il prossimo autunno si ricominci a fare qualcosa in presenza, un pochino più, in modo, come dire, un po' più allargato, perché per ora, Eh sì. come le nostre strutture tuscolane non lo permettono molto, insomma, però lo faremo di No. sicuro. Il prossimo anno ridiamoci appuntamento per un altro bel romanzo, sempre ispirato alla cucina e alla Sicilia, mi raccomando. Porto gli ingredienti, porto. Un'altra raccolta. Diamoci già l'appuntamento oggi per la prossima primavera estate. Io Io incrocio le dita perché chiaramente non dipende con da me. questo Io però vi scrivo. saluto. Sì, In cara. bocca al lupo per il libro, per l'attività, per la professione, a Grazie mille. Dario. Livia, a te, come dire, sei encomiabile. Un abbraccio a tutti e due. Grazie ancora dall'amministrazione di Frascati. I saluti istituzionali in villa sono difficilissimi da fare perché poi in video così uno si sente quasi in salotto come dire, a chiacchierare con degli amici, perché questo è riuscito a fare Livia e tutti gli autori e anche e soprattutto tu, Dario, con la tua sicilianità, che è una cosa trascinante, siete riusciti a fare oggi. Per cui io non ci riesco a rientrare nel mio ruolo istituzionale. Un affettuoso e carissimo saluto, a presto, rivederci con Noir in Villa e con Dario per la prossima opera. Speriamo nella Sala degli Specchi a Frascati o a Villa Polloni. Buona Va serata. bene, Grazie a allora voi. intanto salutiamo Emanuela, io ovviamente ringrazio te Dario, anticipo comunque a chi ancora ci sta seguendo che chiudiamo oggi la rassegna intanto perché stiamo andando incontro ad agosto, quindi capiamo che per fortuna qualcuno può andarsene in vacanza, in ferie, nonostante i giorni trascorsi non facili, e quindi magari come dicevamo prima con un'altra persona stavo al telefono per organizzare altri eventi, l'attenzione ad agosto cala. E quindi che facciamo? Ci prendiamo una pausa tutti quanti,
però io ho delle idee per settembre. Lo anticipo a chi mi sta ascoltando, poi lo dirò anche a Emanuela. Io in realtà ho delle idee ancora per settembre-ottobre, perché non so quanto poi effettivamente si potrà tornare davvero in presenza con il massimo della serenità, cioè che cosa intendo? Senza dover stare dietro a liste di nomi, prenotazioni, numeri chiusi, che sinceramente mi restituiscono un po' di ansia, perché poi uno deve aspettare 15 giorni di non essersi ammalato. No, io questo almeno per me non ce la faccio, quindi ancora per un po' ho intenzione di fare altre cose online, poi ovviamente sì, si cambierà passo passo. L'unica cosa che spero di poter realizzare, però tanto sarà per la rassegna del 2021, l'ottava in presenza. Ma nel frattempo il gruppo rimane aperto. Chi vuole partecipare, io continuerò a mettere cose in maniera da non far calare troppo l'attenzione e continuare soprattutto a lavorare insieme ai miei amici autori come Dario e insieme a chi vuole a lavorare sulla cultura di Frascati e non solo, perché non dobbiamo mollare adesso. È il momento invece in cui, date tutte le difficoltà, dobbiamo spingere di più, non tanto solo per vendere libri. Ma proprio per tenere alta l'attenzione sulla cultura in generale, che è quella che ci può aiutare ad uscire da tante problematiche. Quindi, Dario, Grazie. grazie, grazie, perché io invece questa chiusura con da esordienti, dai, tutti e due, praticamente da esordienti, questa chiusura insieme per me è stata meravigliosa. Quindi, grazie. Di vero cuore, sono felicissima di averti potuto conoscere anche se per il momento in questa maniera. E niente, quindi Alla alle prossima, prossime. dai. Ci Grazie a tutti, intanto leggiamo. a quelli che ci hanno seguiti. Certo, ringraziamo come sempre tutti i nostri amici. E niente, ci diamo Ci si appuntamento vede, ci si vede, presto tanto siamo e ci online. leggiamo. Soprattutto continuiamo a leggerci. Perfetto. Va bene. Grazie, Dario, Buon un tutto. Ciao, abbraccio. grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.